Inaugurata la Galleria d'Arte della Molinella, la mostra Ciotole d'autore, l'ultimo appuntamento dell'edizione 2016 di Argillà, nato 6 anni fa da un'idea di Mirta Morigi. In queste 3 edizioni della mostra Mercato, ai ceramisti partecipanti è stato chiesto di donare una ciotola per la mostra e per la raccolta fondi che farà seguito all'esposizione. Dopo le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia, l'associazione SS Donna, quest'anno Ente Ceramica aiuterà l'ANFAS, l'associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali, e i suoi progetti di psicomotricità destinati ai bambini per garantire loro uno sviluppo migliore. Insieme all'ANFAS torneranno ad essere aiutate le popolazioni investite dal sisma, questa volta del centro Italia. La mostra resterà esposta fino all'8 novembre. Il 10 si terrà la cena di beneficenza al MIC con la vendita dei manufatti. 160 quest'anno le opere messe a disposizione dai ceramisti. Diciamo che in giro per il mondo qualcosa di ciotole della fame l'avevo sentito, magari nato negli Stati Uniti, poi ne avevo parlato con degli altri ceramisti un po' in giro per il mondo così, e poi tornando a casa io me lo sono cucito sulla mia realtà. Ho pensato che Argillà era una fantastica occasione per non avere solo ciotole di Faenza, ma avere delle ciotole italiane e quanto mai europee. Il primo anno ci ho provato e la cosa è andata, cioè sulla fiducia tutti hanno praticamente mi hanno dato qualcosa, e per 2 anni, cioè per 2 edizioni, le ho raccolte facendo loro una foto, perché mi piaceva le loro facce, il gesto con la ciotola in mano. E era abbastanza difficile raccoglierle per via che succede il giorno di Argillà, dove i ceramisti hanno molto da fare, per cui alla 3ª edizione ci abbiamo preso la misura giusta. Siamo noi che andiamo nello stand e cerchiamo un po' uno scambio. Abbiamo con il vino, la strada dei vini, abbiamo avuto questi vini romagnoli, faentini delle nostre colline a disposizione e li abbiamo un po' scambiati, abbiamo raccontato l'evento. Abbiamo anche fatto un dépliant con le loro facce, perché tutto sommato quello che loro dovevano credermi, perché noi facciamo questi eventi in novembre e loro me lo danno in settembre. Per cui quest'anno, a parte queste foto che poi saranno, metteremo in rete più cose, perché magari facciamo anche un sito di ciotole d'autore, il che in tutta Europa potranno vedersi. Una mostra che in queste 3 edizioni di Argillà è cresciuta notevolmente non solo di numero di partecipanti ma anche di qualità. Sì, direi che le ciotole di quest'anno sono veramente delle belle ciotole. La cena al museo sarà l'occasione per condividere una serata di beneficenza in cui con 50 euro praticamente uno può avere la cena e scegliere la sua ciotola. Quello che vorrei aggiungere è la grande collaborazione da parte di De Gusti, i ristoratori del centro. In pratica aderiscono, e anche chi magari è un po' super occupato e non può venire, ci dà comunque il cibo e noi troveremo qualcuno che lo dà per lui, per esempio. Quindi zuppe di stagione al sapore di solidarietà è già un marchio, è già una cosa che piace molto, e in questo momento diciamo che bisogna pensare alle cose vere e quindi non sprecare e mangiare giusto, e quindi questa è la serata giusta. E se qualcuno mi dice no, ma io non ceno la sera, e gli dico benissimo, allora è la tua cena giusta. Devo concludere con dei ringraziamenti molto veloci. Il lavoro dei contadini, che quando sono arrivati i ceramisti ci hanno dato le pesche da offrire, e poi per questa meravigliosa esposizione Enrico Negrini, che ci ha offerto questi mobili compreso il trasporto, e la strada dei vini e la torre di Oriolo. Federico Lega per Faenza Web TV.